Buonasera a tutti e bentornati ai nostri appuntamenti di ibridamenti con le scritture femminili fra letteratura, critica e storia. Una serie di appuntamenti che sta ormai volgendo al termine. Questo è il quart'ultimo incontro e questa sera abbiamo il piacere di ospitare Laura Pugno e Eleonora Conti. E Laura Pugno è poeta, saggista e scrittrice, e ha pubblicato i romanzi Sirene, edito una prima volta da Einaudi nel 2007, riedito da Marsilio nel 2022, e La ragazza selvaggia, Marsilio 2016, vincitore del premio Campiello Selezione Letterati, La metà di bosco, Marsilio 2018, Il saggio In territorio selvaggio, Nottetempo 2018, e l'oracolo manuale per poete e poeti insieme a Giulio Mozzi, Sozzogno 2020. Ha pubblicato poi le raccolte di poesie Noi, Amos 2020, che ha vinto il premio Franco Fortini 2021, L'Alea Giulio Perrone 2019, e La fiaba Melusina, illustrata da Elisa Seizinger, H Edizioni. Collabora con l'Espresso e Le parole e le cose ed è tra i curatori della collana di I domani di Aragno. Ha ideato il Festival di Poesia I Quattro Elementi, tenutosi a Madrid nel 2018-2019, e la serie di podcast Oltre Lontano. Poesia come paesaggio per Radio 3 Suite e ha curato la mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea pubblicata dal Saggiatore nel 2021. Scrive per il cinema e il teatro e fa parte del comitato scientifico del Premio Strega Poesia. Dal 2015 al 2020 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. E Laura Pugno questa sera dialogherà con Eleonora Conti, dottore di ricerca in letteratura italiana, Université Paris-Sorbonne, con una tesi sul ruolo di mediatore di Giuseppe Ungaretti tra Francia e Italia attraverso le riviste degli anni 1919-1929. Cofondatrice e codirettrice della rivista di letterature contemporanee Bollettino Novecento e membro dell'ELSEI, Equipe Littérature et Culture Italienne, Université Paris-Sorbonne. Insegna italiano e histoire nel corso ESABAC, percorso binazionale del liceo Torricelli Ballardini di Faenza, ed è formatrice regionale per i docenti ESABAC di Histoire dell'Emilia Romagna. Ha pubblicato saggi e volumi su Ungaretti, Tabucchi, Savigno, Bontempelli, gli scrittori ebrei italiani del Novecento e le scrittrici italiane contemporanee. Saggi tematici su animali, cibi, luoghi, corpi e abiti fra madri e figlie. Tra i volumi pubblicati ricordiamo un volume collettaneo Il fantastico italiano, bilancio critico e bibliografia commentata dal 1980 a oggi, pubblicato da Le Monnier Firenze 2016 con Stefano Lazzarin, Felice Italo Beneduce, Fabrizio Foni, Rita Fresu e Claudia Zudini. Oltre il canone, problemi, autori e opere del modernismo italiano. A cure con introduzione di Luca Somigli ed Eleonora Conti, Morlacchi Editore 2018, e l'ultima pubblicazione del 2021, i due volumi dal titolo Carlo Bo, Ungaretti, un poeta da vivere, scritti di Carlo Bo su Giuseppe Ungaretti e lettere, dediche, immagini e documenti per la collana dei quaderni della Fondazione Carlo e Marise Bo di Urbino. Io vi lascio al vostro dialogo. Andrò dietro le quinte e tornerò quando mi chiamerete e auguro a tutti una buona visione, a chi ci sta seguendo in diretta e a chi ci vedrà in differita. E ricordo a tutti che potete lasciare commenti o domande sia sulla chat in diretta di YouTube che sulla pagina di Ibridamenti e noi leggeremo le domande e i commenti alla fine dell'incontro. E grazie Laura e Eleonora, buon dialogo. Grazie Elisa. Grazie a te, Elisa.
Allora, io sono molto felice dell'invito di ibridamenti e ringrazio molto Elisa e Claudia Boscolo che me l'ha rivolto. E le registrazioni dei seminari sono veramente un archivio densissimo di stimoli e rimangono lì a disposizione degli studiosi, quindi veramente una bellissima iniziativa di ibridamenti. E sono felicissima di dialogare con Laura Pugno, che insomma avevo scoperto leggendo il racconto incluso nell'antologia La qualità dell'aria nel 2004, quell'antologia curata dalla Gioia, Raimo per Minimum Fax. Poi mentre recensivo nell'estate del 2005 questa antologia per il nostro bollettino 900, mi è venuto in mente di scriverle e di chiederle se voleva collaborare con noi e Laura, con veramente una prontezza e anche una generosità che aveva colpito me e tutta la nostra redazione, ci aveva offerto un bellissimo racconto, Il Tè, che si può ancora leggere sulla rivista nel numero del 2005. Anzi, invito proprio ad andare a rileggere quel racconto perché ci si trova tutto un insieme di temi, di procedure narrative di personaggi che poi hanno continuato, come dire, a fruttificare nell'opera successiva, c'è anche la sirena. E anche questa volta Laura, veramente con molta generosità e entusiasmo, ha detto sì, quando insomma le ho chiesto se voleva partecipare a questo dialogo insieme. Quindi insomma, mi sembra che ciò che lei scrive e fa sia molto in linea con la rivista Ibridamenti, con ciò che si fa in questo seminario, a partire dal titolo Ibridamenti. Quindi Laura, ti rivolgerei la prima domanda. Grazie Eleonora, grazie per l'invito a tutti voi del seminario della rivista e chi è in ascolto con noi. Sì, anche da parte mia. Allora, senti, se io dovessi indicare come una costante presente nei tuoi romanzi, nei tuoi racconti, direi che per prima cosa mi colpisce il tema della soglia, il tema del margine, della soglia. Cioè, soglia e margine in varie direzioni, in vari sensi, soglia e margine in cui i personaggi si muovono, da cui si affacciano, verso cui guardano, che indica questa soglia, questo margine, una specie di cono di osservazione, a volte anche una dimensione, una prospettiva. Prova a indicarne qualcuno, poi magari insomma, ne parliamo via via. Le prime soglie che mi vengono così in mente sono la soglia tra la natura e la città, e la soglia tra la civiltà e il selvaggio. Soglia tra natura e città, per dare qualche indicazione. Nel tuo romanzo Quando verrai, del 2009, che è un romanzo di formazione, anche un romanzo di formazione di Eva, una ragazzina di cui noi seguiamo la storia tra gli 11 e i 13 anni, una storia in cui Eva prende consapevolezza di chi è, anche delle sue capacità, del suo potere. Questa storia di Eva si svolge tutta in qualche modo ai margini, ai bordi della città, di una città vera e propria. La sua vita precaria, le sue avventure e disavventure si svolgono tra la roulotte, dove vive con sua madre, e il furgone di Stasi, questo compagno precario della madre, furgone dove la ragazzina è anche sopraffatta, sfruttata, abusata. E fuori dalla città, nel bosco, nella caverna del bosco, dove viene a un certo punto tenuta prigioniera da un misterioso personaggio, Ethan, invece lì è al sicuro, cioè mi sembra in pericolo quando si aggira nei margini della città e più al sicuro paradossalmente quando è nella caverna e nel bosco. E il misterioso Ethan in qualche modo l'aiuta a conoscersi, no? A prendere consapevolezza di chi è, tanto che lei scopre di possedere delle capacità, dei poteri straordinari. E anche nella conclusione del romanzo, i personaggi, Eva, insomma, con Ethan, ha tutto un percorso di fuga attraverso vie d'acqua, attraverso il delta, raggiunge una casa ai margini della città, no? Quindi i personaggi di questo romanzo, chi abita ai margini in questo romanzo, più che essere un emarginato vero e proprio, è proprio perché vive nei margini, ha qualcosa di più, mi sembra, no? Di chi vive al centro, mettiamola così, poi tu mi dirai. E l'altra soglia, quella tra civiltà e selvaggio, mi viene in mente La ragazza selvaggia, un altro tuo romanzo del 2016, in cui c'è Tessa, una scienziata che vive in un container, anche qui ai margini del bosco, e lì conduce degli esperimenti, una ricerca scientifica, e ad un certo punto viene avvicinata da Dasha, una ragazza che si era perduta nel bosco da bambina, e
questa ragazza perduta nel bosco, la ragazza selvaggia, in qualche modo le si avvicina e lei la riconsegna alla sua famiglia. L'incipit di questo romanzo è di grande impatto e mi sembra che racchiuda veramente molti dei campi di osservazione o di interesse, quasi la tua poetica. Lo volevo leggere, due frasi. Tessa aprì la porta sul buio del bosco, di colpo l'oscurità assoluta. Ecco, qui mi sembra appunto un'altra soglia da affrontare in qualche modo, forse complementare a quella che dicevo prima. Il tema del selvaggio e la pretesa di addomesticare, tra virgolette, questo selvaggio mi sembra che sia in qualche modo qualcosa che ci dà molto da riflettere. Dasha, la bambina, la ragazzina, ormai ragazza, è tratta in salvo, tra virgolette, da persone in qualche modo amichevoli, appunto Tessa, che è una figura di confine, il padre adottivo che l'ha tanto inseguita, che l'ha aspettata tanto, però quando viene riportata in famiglia, in fondo che cosa le succede? Succede quello che lei vuole? E sono come delle soglie che in qualche modo rimettono in discussione l'umano, la nostra visione antropocentrica e ci pongono delle domande. È giusto addomesticare? Cioè, è vero che portare verso la dimensione umana, chiamiamola così, o della civiltà è la scelta giusta? In fondo Dasha è una sorta di enigma, mi ha ricordato un po' l'enigma di Caspar Hauser, è muta, non parla, che cosa vuole veramente? Che grumo racchiude in sé? Ecco, su queste due prime soglie, se vuoi magari così raccontare, oppure commentare, oppure insomma confutare quello che io così ho un po' trovato. Grazie Eleonora per questa prima domanda che denota una grande attenzione alla mia scrittura appunto sin dall'origine, del resto appunto tu mi hai letto prima della scrittura addirittura di Sirene, che è il mio primo romanzo, perché Sirene l'ho scritto nel 2005, quindi sicuramente possiamo dire dagli inizi. È sempre bello per una scrittrice o uno scrittore quando affiorano elementi di coerenza nel disegno della propria opera. Ecco, ritrovare questa coerenza, non solo mettercela, ma spesso ritrovarla, cioè vedere che la storia che si è scritta in qualche modo negli anni, quando si inizia ad avere alle spalle qualche anno di scrittura, finisce per comporre una sorta, devo dire, di puzzle, come sa, metafora abusata o di mosaico, significa sempre che in qualche modo quello che si fa, quello che si è fatto, quello che si farà magari si tiene insieme. Questo per me è un tema di riflessione anche adesso rispetto a possibili nuove scritture, come fare il nuovo senza però smettere di essere, diciamo, quello che si è stato e che si è fatto. Mi incuriosisce la parola soglia, perché indica un concetto che io stessa ho molto affrontato e tematizzato nel lavoro critico che ho fatto, definendola però sempre in modo diverso, confine, frontiera, la soglia, è la stessa cosa se vogliamo, però interessante perché soglia, oltre a farmi pensare a un titolo di un libro di poesia di qualche anno fa di Bonfoy, nell'insidia della soglia, appunto, se frequentiamo la poesia immaginiamo che la soglia nasconda un pericolo, un'insidia, che sia la linea d'ombra di Conrad, la soglia anche implicita in sé l'idea di un'ascensione. La soglia non è solo qualcosa che si attraversa, è che se si può attraversare una soglia dall'esterno verso l'interno, dall'interno verso l'esterno, però implicita nella soglia c'è anche forse l'idea del gradino, dello scatto, dell'elevazione. E quindi dell'acquisizione di un qualcosa, un di più, rispetto invece alla potenziale perdita. Quando ho lavorato un progetto molto ambizioso, diciamo che recente, che è stata la mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea, che sarebbe, diciamo, molto lungo da riassumere qui, quindi per ora non ne parlerò, lasciando agli intossi, poi magari ne possiamo parlare dopo in un successivo momento, però adesso siamo su un tema diverso. Io stessa all'interno del lavoro, diciamo appunto di disegno di una sorta di panorama generale della poesia italiana contemporanea, intesa come rete di relazioni tra poeti e tra poetiche, naturalmente tra opere, io sono stata inserita da me stessa e dal gruppo di lavoro, anzi dai molti gruppi di lavoro che si sono avvicendati sulla mappa, tra i poeti oggetto di studio. E il parametro, che quello che la mappa immaginaria poesia italiana contemporanea fa, è assegnare, diciamolo meglio, è
andare a riscontrare nell'opera dei poeti, secondo l'opinione di un articolato e frastigliato gruppo di critici, la presenza o meno di una serie di parametri o variabili o caratteristiche. Una di queste era la conoscenza, intesa come poesia che sia rivolta verso nuova conoscenza, che sia uno strumento in qualche modo di indagine di pensiero, di indagine del reale, e io sono stata assegnata proprio al gruppo della conoscenza. E questo mi ha incuriosito e interessato, e leggendo trasversalmente il mio stesso lavoro, nel momento in cui stavo scrivendo per l'Espresso un dossier su questo progetto, mi sono resa conto che molti dei poeti che mi interessavano di più all'interno della mappa avevano come dominante, come sottodominante, diciamo come ascendente, se la mappa fosse il segno zodiacale. Adesso la mappa non ha nulla a che fare con l'astrologia, anche se ha a che fare con l'astronomia, anche se ha a che fare con le costellazioni, però usiamolo appunto come modo per sintetizzare una lunga spiegazione. Siamo così appunto nell'identikit dei poeti che più mi interessano, mi hanno interessato, ritorna, sia che sia appunto la dominante o anche solo un tratto fondamentale del carattere, questa tendenza alla letteratura, in questo caso alla poesia, ma possiamo parlare anche della prosa, come conoscenza. E quindi l'idea della soglia attraversamento che però conduce a un ipotetico innalzamento, o forse dopo la soglia ci può essere anche l'abisso, però appunto noi la parola soglia, lo spagnolo, ho vissuto tanti anni, si è insinuato nei miei circuiti mentali, e la parola soglia implica questo. Ora, appunto, tante soglie tra l'umano e l'animale, tra la natura e l'umano, se vogliamo, la città o comunque di dove viviamo abitualmente. Soglie che poi in fondo sono in qualche modo riconducibili le une alle altre, no? Tendono a formare delle costellazioni. L'interessante, per esempio, cioè per me, che alcune delle pagine più fertili che io ho scritto sono state le 4-5 pagine che chiudono il mio primo saggio, Un territorio selvaggio, in cui io traccio un'analogia tra la poesia italiana, ma anche non italiana, oggi è il pensiero del paesaggista francese Gisemont, e in particolare appunto questo concetto di terzo paesaggio, che è un po' tutto ciò che non rientra né nei terreni adibiti all'agricoltura né nei terreni dedicati alla promozione industriale, quindi tutto ciò che è oltre in qualche modo queste soglie. Tornando indietro, nella lettura di Un territorio selvaggio, perché queste sono le ultime pagine, ricominciando dalle prime, tutto Un territorio selvaggio è una poetica dell'oltre, una poetica dell'attraversamento, una poetica dell'andare a vedere ciò che in letteratura sta al di là, riflettendo anche sulla funzione poetica, ma anche sulla funzione ampiamente, non immediatamente politica, ma politica in senso ampio, di un tipo di letteratura che, come dire, sia volta alla scoperta rispetto a un tipo di letteratura che sia volta al conforto, alla consolazione, non alla consolazione dinanzi alle cose ultime, che è ad esempio una delle grandi funzioni, peraltro, della letteratura, la catarsi, ma la consolazione quotidiana. Diciamo. Ecco, sia pure in modo, credo, non manicheo, perché io sono sempre stata per quella che chiamo la democrazia delle poetiche, credendo che ogni scrittore e scrittrice faccia ciò che deve o ciò che può, ma forse non c'è neanche una vera scelta di poetica, o meglio, la scelta di poetica c'è, ma avviene molto in profondità, e poi successivamente noi la costruiamo, ne rendiamo conto con la ragione, ma c'è un tale intercambio tra, diciamo così, ragione e sentimento che si è la propria scelta di poetica, si è anche nelle sue mutazioni, ancora più di quanto, come dire, non la si decida coscientemente a tavolino, anche se anche questo avviene, a un certo punto uno fa delle scelte di scrittura, delle altre, anche se forse le scelte più profonde sono quelle che noi non facciamo. Cioè nel non fare un qualcosa c'è, cioè, ancora più che nel fare probabilmente un indizio del tipo di scrittura che portiamo nel mondo o del tipo di azione che portiamo più ampiamente nel mondo. Quindi mi interessa, come dire, questo filone di lettura,
e mi interessa appunto il fatto che emerga a distanza di tanti anni. Io l'ho scritto quando verrai, era il mio secondo romanzo. La ragazza selvaggia è di qualche anno dopo, in mezzo c'è Antartide. Tra l'altro, sia che quando verrai che Antartide sono i miei libri un po' più difficili da trovare oggi, in realtà praticamente solo sul sito di Mionfax, che sono usciti da qualche anno e aspettano probabilmente di tornare, come è stato per Sirene, come è stato per altre cose che ho scritto, come dire, a una così cammino più ampio nel mondo. E però sono libri in cui, anche se in modo diverso, anche se poi ogni storia nasce come storia, diciamo, non con l'intento, come dire, di sviluppare una determinata tesi, però evidentemente fra storia e tesi del pensiero critico, quello che io ho praticato più negli ultimi anni della mia produzione, e quello che potremmo chiamare pensiero narrativo, c'è una qualche forma di unità, un'unità dialettica, un'unità mutevole, unità a volte anche nel contrasto e nella contrapposizione. Tu prima hai citato l'incipit della ragazza selvaggia. Sì. Ed è interessante notare che a un certo punto del romanzo io racconto che Tessa, nel momento in cui incontra la ragazza selvaggia alla propria porta, si rende conto che non può fare altro che restituirle alla civiltà, perché Tasha, la ragazza selvaggia, è gravemente ferita e lei non ha i mezzi e le possibilità di curarle, quindi deve scegliere tra la sua vita selvaggia e, se vogliamo, la sua vita in sé. E però, in qualche modo, l'ambiguità costitutiva, ambiguità nobile, se vogliamo, di Tessa, sta nel fatto che lei ha già incontrato molte volte la ragazza selvaggia, e con un gesto che potrebbe anche essere giudicato eticamente da prospettive completamente opposte, ha deciso di non restituire la sua famiglia, sia pur vegliando su di lei attraverso il suo sistema di telecamere sparso nel bosco per condurre le ricerche di scienze naturali che fanno sì che si trovi lì. E nel momento in cui non ha altra scelta che telefonare appunto alla famiglia di Tessa, dirle che l'ha trovata, sì, dato che Tessa è un personaggio intelligente, cancella le tracce di quello che ha fatto, perché sa che potrà essere esposta a conseguenze, fa sparire i video, la storia ambientata, diciamo, all'inizio degli anni 2000, quindi un mondo relativamente meno tecnologico del nostro, fa sparire le tracce dei suoi precedenti incontri. Tutto il libro si gioca appunto sull'ambiguità di questo ritorno della ragazza selvaggia, che appunto è nella stessa tradizione di Caspar Hauser, un direttore della Veron, del ragazzo selvaggio di François Truffaut, del precedente memoriale di Jeanne Itard, sul reale ritrovamento appunto nel Settecento della Rivoluzione del ragazzo selvaggio. Tanto sono delle letture molto interessanti, i memoriali di Itard sono stati scritti per giustificare il proprio operato di fronte a una commissione di qualche anno successivo, e però o Itard era davvero un uomo di una grande umanità o era abilissimo a fingere con la penna una grande umanità. Delle due l'una, però è una lettura molto interessante. Tra l'altro c'è una pagina che io ho poi trasposto in una specie di esercizio di stile all'interno della ragazza selvaggia, in cui Itard racconta, nell'ambito della filosofia sensista, che era un po' la dominante del tempo, gli effetti del calore sul corpo del ragazzo selvaggio, tracciando un'equazione tra la sensibilità al calore e la sensibilità emotiva, cioè come l'essere, diciamo, letteralmente, appunto, la metafora diventa reale, l'essere raggelati nel corpo comporta però la capacità di sopportare la neve, il freddo, la solitudine, l'isolamento. Non appena ci si scioglie, letteralmente ci si scioglie anche emotivamente, quindi una sorta di omaggio letterario, io ho poi in qualche modo inserito questi elementi che sono tratti dalla descrizione del ragazzo selvaggio in una pagina di descrizione di Dasha. Ma dicevamo appunto, quindi tutta la ragazza selvaggia è costruita su questo confine, su questa soglia in parte irreversibile nel caso del personaggio, perché appunto la capacità del linguaggio, una volta non acquisita o perduta, è perduta, e con esso la possibilità di rientrare nel consesso umano, che non è qualcosa, diciamo, di cui disfarsi a cuor leggero.
Allo stesso tempo, proprio in base a queste caratteristiche, questo rientro appare impossibile in qualche modo. È vagheggiato, è sognato, è perseguito con un amore spietato, oserei dire, dal padre adottivo di Dasha, ma non cessa di rimanere impossibile. Forse Tessa, proprio perché è un personaggio intelligente, ha in qualche modo intuito sin dall'inizio che appunto questa ricerca di salvezza e salute per Dasha da parte di coloro che più l'amano in realtà sostanzialmente conduce a una sorta di rovina, anche se poi forse non c'è alternativa, o se l'alternativa c'è, come dire, richiede un'accettazione molto lucida del reale, almeno di questo reale, che è sempre un reale in qualche modo aumentato dalle nostre immaginazioni, dai nostri sogni, dalle nostre fantasie, anche dalle rovine dei futuri possibili, come le chiama uno studioso di antropocene che è Marco Malestia. Sì. Sì, in effetti, vedi, questa cosa della soglia come conoscenza, in effetti, mi sembra che funzioni, perché nella conclusione dei tuoi romanzi, La ragazza selvaggia, ma penso anche a Sirene in generale, ci sono delle conclusioni che offrono come delle scene di liberazione, no? Di apparente liberazione. Dasha viene riconsegnata al bosco, pensando che il padre è morto, dunque c'è bisogno di riportarla nel suo ambiente. Alla fine di Sirene anche, no? La sirena viene liberata nell'oceano, però intanto dal contatto con questo selvaggio o da questo oltreumano noi abbiamo sicuramente imparato qualcosa, o almeno diciamo il contatto ci ha posto delle ulteriori domande che prima forse non ci eravamo poste. E poi ecco anche la domanda finale, se è giusto o no, se è veramente una liberazione da tutti i punti di vista, mi sembra in linea con quello che dicevi prima, che tu discuti a lungo nel tuo saggio In territorio selvaggio, e cioè appunto che cosa uno scrittore poi deve proporre ai suoi lettori, no? In qualche modo boschi o giardini, oceani o piscine, quanto deve inquietare, quanto il lettore è disposto a farsi inquietare dalla letteratura, che in fondo è insomma uno dei suoi, a mio avviso, ma certo una delle funzioni più importanti che ha per noi lettori, però oggi è ancora possibile questo, dunque quanto questo modo di far superare delle soglie che implicano nuove conoscenze possa andare incontro alle esigenze in qualche modo del lettore, possano disturbarlo, possano inquietarlo, possano farlo smettere di leggere, insomma le questioni che poi tu poni si allargano veramente, no? In qualche modo al rapporto tra la comunità, come giustamente la chiami, e la letteratura, mi sembra. Certo, ogni romanzo, anche se io dico sempre che bisogna scrivere per i lettori e le lettrici del futuro, cioè per lettori e lettrici che difficilmente possiamo immaginare. Io non credo che Dante Alighieri potesse immaginare tu e io come lettrici della sua opera. Forse non l'avrebbe neanche approvato, a dire la verità, essendo profondamente un uomo intriso di cosmologia medievale. Insomma, anche se appunto dobbiamo sempre pensare ai lettori che verranno, e quindi non pensare in realtà ai lettori, perché non possiamo centrarci esclusivamente sui lettori dell'oggi, indubbiamente la domanda si pone. Territorio selvaggio, a un certo punto io dico, la domanda della felicità non ha mai cessato di porsi. Che tipo di lettore significa anche che tipo di libro, cioè qual è il senso di questa relazione? Se io immagino un lettore sfinito alla fine di una giornata che desidera soltanto essere narcotizzato, in qualche modo confortato, accompagnato a letto per dormire dall'opera, non sto immaginando un lettore pronto alla scoperta, non sto immaginando un lettore pronto all'avventura, probabilmente non sto neanche immaginando un lettore molto giovane. Anche se forse poi sono proprio lettori giovani a prediligere storie che hanno bisogno di consolazione, non lo so, sembra essere quello che dicono i dati, però io tendo a non crederci fino in fondo. Di sicuro sto immaginando una certa funzione, delle tante funzioni che la letteratura e la scrittura possono avere, sto immaginando una certa funzione della letteratura all'interno di una certa società. Questa certa funzione esiste, diciamo, non è che non va buttata via, però a mio avviso appunto
la letteratura deve aprire un ventaglio di possibilità, tra cui ovviamente esiste anche il conforto, non solo dinanzi alle cose ultime, però non può essere l'unica strada, l'unica opzione, non può essere in qualche modo quella pressione implicita che in qualche modo nessuno in particolare, ma forse quello che Andrea Cortellesi, una felice formula, chiama l'inconscio collettivo dell'editoria, applica su chi scrive, ancora di più su chi sta per scrivere, cioè non solo i lettori e le lettrici che verranno, ma le scrittrici e gli scrittori che verranno. Sui finali delle mie opere, a un certo punto io ho fatto opere narrative in particolare, una riflessione. Secondo me possono essere forse ricondotti alla frase con cui si chiude In territorio selvaggio: dopo la parola utopia non possiamo aggiungere altro, sappiamo che è realizzabile e che continueremo a cercarla. Queste liberazioni sono tendenzialmente frutto di scelte e di azioni. Spesso c'è qualcuno che si sacrifica, che rischia la vita, che mette a repentaglio se stesso, o comunque compie un gesto passibile di sanzione perché questa liberazione venga. Allo stesso tempo, da un certo punto di vista, questi finali sono spesso, lo dico tra virgolette con una sfumatura di ironia, dei lieto fine. Ricordo una conversazione con l'amica, giornalista, scrittrice, Maria Teresa Germone, in cui parlavamo del lieto fine. E io le chiesi, ma quando tu cerchi un lieto fine, cosa leggi? E lei mi ha detto i libri di cucina. E io ho risposto, questo perché cucinare sei tu, perché nel mio caso invece la lettura dei libri di cucina conduce alla distopia. Ma al di là, come dire, dello scherzo e della battuta, il lieto fine implicito nei libri che ho scritto è un lieto fine ossimorico, cioè è il lieto fine realmente possibile in quelle circostanze. Quindi non è un finale apocalittico e distruttivo, il mondo di Sirene potrebbe serenamente concludersi sull'apocalisse, diciamo, ci sono tutte le premesse, ma io non ho mai visto Sirene come un libro nichilista, infatti non lo è. Sirene è il libro in cui il protagonista, Samuel, uomo che alle spalle ha un'efferata carriera di killer e che è riscattato soltanto da un incessante amore che sopravvive anche oltre la morte per la sua compagna, alla fine, e dopo aver, diciamo, essersi macchiato di numerose colpe nei confronti della sirena mezzumana, sua figlia, sacrifica la sua, in un mondo devastato da una malattia mortale, essendo lui stesso vicino a morte, riesce però a dare alla sua morte un significato. Nel morire libera la sirena. E lo fa perché è in possesso di una conoscenza che è adombrata nella prima pagina del libro. Lui sa come funzionano i meccanismi delle griglie delle vecchie vasche. Il ricordo di questa conoscenza gli consente di compiere una scelta, un'azione, quindi di dare un senso finale, se vogliamo, retrospettiva alla sua parabola umana, e di liberare Mia. La liberazione di Mia, in realtà, è molto interessante perché c'è una sorta di lettura diffusa di Sirene, che è un libro che ha avuto, parlavamo dei lettori che verranno, la fortuna di incontrare nuove generazioni di lettori nel suo cammino, che hanno, come dire, riconosciuto qualcosa che il romanzo probabilmente in qualche misura anticipava rispetto alla consapevolezza che abbiamo oggi sulle dinamiche dell'antropocene. Molto spesso questa sorta di lettura diffusa, che si è in qualche modo aggiunta al libro, e è interessante per me come autrice da vedere, vede nella nascita di Mia la nascita di una nuova specie destinata alla salvezza. In realtà questo non è quello che è scritto nel libro. Però le ricezioni di un'opera fanno comunque in qualche misura parte dell'opera, e quindi è interessante per me misurare il distacco tra la stesura del romanzo che si conclude con la frase «La mente di Mia era tabula rasa», cioè l'umanità che può esserci, lei va perduta nel momento in cui, come la ragazza selvaggia, lei si trova libera indubbiamente, non asservita al macello o alla giustificazione sessuale, ma allo stesso tempo pienamente nel possesso delle sue facoltà animali, mentre quelle umane che richiedono l'educazione, l'istruzione, l'addestramento, come l'acquisizione della parola, vanno, perché noi non siamo, forse ai noi, puro istinto, non nasciamo già come dire, predisposti alla vita, in questo non esserlo, c'è forse il segreto che ci ha poi, come dire, consentito tanta fortuna come specie, perché
nasciamo con una grande plasticità. Il prezzo di questa plasticità lo sappiamo, lo sanno gli scienziati, la nostra enorme fragilità nei primi mesi e anni di vita, che fa sì che se questo percorso si interrompa poi anche lo sviluppo umano. E quindi, come dire, probabilmente la cifra che si trova oltre la soglia è la complessità. Non può esserci un finale semplice in cui si è restituiti alla perfetta felicità, come nelle fiabe, perché appunto siamo all'interno di un mondo complesso, abbiamo acquisito quel di più di conoscenza che è forse la vera, appunto, la vera scoperta, il vero tesoro che ci attende oltre la soglia, una volta che ci saremo avventurati nell'oltre, territorio selvaggio, e quindi, però allo stesso tempo, nei finali di questi romanzi, secondo me, la giovane scrittrice che io ero e la scrittrice che poi con più consapevolezza sono diventata, hanno voluto insieme comunque adombrare la possibilità dell'utopia, cioè non rinunciare all'idea che qualcosa di diverso rispetto al presente stato delle cose sia possibile e che l'azione umana, l'azione anche di un singolo, anche di un singolo in circostanze disperate ed estreme, possa contribuire, come dire, a far avverare un qualche pezzetto di questo diverso mondo. Sì, in effetti è molto interessante vedere, come dicevi tu, che cose i nuovi lettori trovano, perché poi il libro effettivamente si rinnova man mano che passa di mano in mano e di generazione in generazione. È incredibile pensare che questo sia un romanzo del 2007, quindi immagino appunto, come dicevi prima, scritto qualche anno prima. Marzo-aprile del 2005. In realtà io posso datare con esattezza la stesura di Sirene, perché la prima stesura è stata scritta in 3 giorni. Nei 3 giorni, di cui uno era il giorno di ferie extra concesso, io ero già allora al Ministero degli Esteri, ai dipendenti pubblici, perché coincideva con i funerali di Papa Wojtyla, che attirava aprile, quindi grande l'idea, diciamo, di marzo, la prima stesura di aprile, una grandi folle internazionale, quindi io per 3 giorni inchiodata al computer mentre torpedoni di fedeli si rovesciavano sulla città con la prima stesura di Sirene, e ho sempre sperato che una simile esperienza di flusso mi ricapitasse. Purtroppo mi sembra per scrivere Ragazza Selvaggia ho messo 7 anni, per cui spesso questo credo accade quando si accede a una nuova modalità di scrittura, per certi versi non così torrenziale, la scrittura in territorio selvaggio ha avuto queste caratteristiche di flusso, di una sorta di conversazione con se stessi e con chi leggerà, condotta all'alba, però poi ogni libro si scrive secondo modalità diverse, diciamo, non possiamo scegliere in anticipo. Sì, beh, certo, Samuel è un personaggio. Un'amica lettrice, mi è piaciuta molto la definizione, lo ha definito un pesce fuor d'acqua, che ci sta veramente bene nel contesto di Sirene, no? Perché ovviamente Samuel è un marginale, tu prima parlavi di un marginale all'interno anche, della società terribile, peraltro. Terribile, distopica e certo dominata da una rete criminale, insomma, che sfrutta non solo le sirene, lui stesso finisce nell'ingranaggio in fondo alla fine, però forse è vero che è qualcuno che ha conosciuto, parlavi del sistema di impianti subacqueo che solo lui conosce, ha conosciuto in qualche modo anche una trasmissione dell'esperienza gratuita che l'amico, insomma, no? L'amico gli ha passato e che lui ha saputo usare al momento giusto, no? Quindi bypassando l'altro orribile, insomma, sorvegliante di vasche che lo tradisce a un certo punto. Dunque, forse ha potuto elaborare in qualche modo, benché appunto non scevro da colpe, benché anche lui sia portato in qualche modo a trattare le sirene in un modo che certo è discutibile, no? La stessa operazione, certo, il rapporto con Mia e con la madre di Mia, con Mia e anche con... mi aveva colpito l'idea di tatuare completamente il corpo di Mia
in memoria, no, di Sadako, della ragazza perduta. E, questo perché comunque, al di là di Samuel, che è un personaggio decisamente interessante, e qui al centro c'è un'altra soglia, o comunque in ogni caso uno dei nodi chiave della tua narrativa, della tua poetica in generale, cioè la soglia animale umano. E quindi la creatura sirena è veramente molto originale, no? Mi sembra che assorba tutta una serie di influenze, che sia così ramificata, venga da lontano, ma sia poi nella tua elaborazione, come dire, una creatura veramente indimenticabile, quella della sirena, nel tuo romanzo Sirene, poi riaffiorano anche nelle altre opere, perché anch'io ho questa sensazione che tra poesia, tra scrittura, tra racconto, romanzo, ci sia veramente come un mondo, no, che cresce su se stesso e i temi ritornino e tutto ritorni in qualche modo. E quindi le sirene sono principalmente un corpo, dunque il corpo è, mi pare, un tema chiave, no, nella tua poetica. Il corpo, la conoscenza attraverso il corpo, può essere la conoscenza attraverso proprio la superficie del corpo, dunque la pelle, prima citavamo il tatuaggio, o comunque del corpo che in qualche modo ci interroga e sta lì. Le sirene hanno parvenza di donna, ci chiedevamo, no, mentre discutevamo preparando un po' questo incontro, risuonava quella domanda, ma le donne sono umane, no? Che insomma è una domanda che risuona anche nei tuoi libri, e quindi il corpo al centro della tua, in qualche modo, della tua poetica. Le sirene hanno aspetto inquietante di donna, in realtà sono creature sfruttate da tanti punti di vista, come carne, nei bordelli, sessualmente sfruttate. Il fatto che mi sembra che dietro la creatura sirena ci siano tante riflessioni o tante tematiche che si incrocino, no? Prima parlavi di opera politica, no? Di temi politici, cioè da una parte parli di questa umanità che ha perduto il senso della convivenza sulla terra e quindi concepisce le relazioni solo in termini di sfruttamento, lo sfruttamento delle risorse, e oggi lo vediamo più vivo che mai, quindi all'epoca quando tu hai scritto questo romanzo, insomma, mi sembra un'anticipazione in qualche modo di temi che oggi sono così, così tanto pregnanti. E un corpo che è un mistero in qualche modo. Allora, la figura il corpo e la donna in generale, nella... Sì, nella tua poesia. Il programma è enorme, dire. Proviamoci, dai. Allora, proviamo qualcosa. Il corpo, ecco. C'è una frase che tu hai usato, conoscenza del corpo, che è anche ciò a cui io stavo pensando, tra l'altro un tema che mi interessa molto ultimamente, dire, la corporeità in poesia del verso è qualcosa di fondamentale, in fondo la poesia si situa proprio alla cucitura, o per meglio dire, quella che noi sperimentiamo come cucitura, ma che in realtà è un'unità tra mente e corpo, proprio perché influisce sul corpo con gli stessi mezzi, in qualche misura, della musica, della danza. E se riflettiamo ci rendiamo conto, e gli anni di pandemia ci hanno portati terribilmente a renderci conto, che la conoscenza del corpo è una conoscenza specifica, e la conoscenza col corpo. Di recente, nel corso di una vicissitudine professionale che non mi aveva soddisfatto, mi è capitato di pensare che se, svolta nei tempi pre-pandemia, quindi non esistevano o esistevano ma non si praticavano le video call, mi è capitato di pensare che se avessi posto gli occhi sulla persona con cui stavo interagendo, io mi sarei ben guardata successivamente da intrattenerci in relazioni professionali. Ecco, questo era interessante perché dimostra come anche rispetto, per esempio, alla conoscenza attraverso l'udito, la voce, che pure trasmette un'ampia quantità di sfumature, la stessa vista, l'interazione, la prossimità, la dinamica delle prossemiche, l'odorato, diciamo tutto ciò che noi esperiamo attraverso i sensi, effettivamente, o che cerchiamo, in qualche modo cerchiamo di creare una mimesi attraverso l'arte, attraverso i sensi. Ecco, forse l'arte in qualche modo acquista nel proprio pensiero, così in particolare, ma la letteratura nella sua, diciamo, complessità e ambiguità, possiamo in questo modo ricondurla alla poesia, porta all'interno della conoscenza mentale una parte di questa, o tendente a una totalità, diciamo, sperando di arrivare un giorno a quella totalità asintotica mai raggiunta, che è l'obiettivo dell'arte, una parte di questa
conoscenza del corpo, che è una conoscenza non sostituibile da altre conoscenze, ha una sua specificità, un po' come un'altra delle funzioni della letteratura è quella di trasmettere quella sorta di educazione sentimentale che noi possiamo soltanto acquisire, come dire, individualmente attraverso gli anni e l'esperienza, il passaggio del tempo, così come la conoscenza del corpo, un'altra delle cose che non possono essere accelerate o rimpiazzate. Queste dimensioni, che sono dimensioni specificamente dell'umano, della nostra interazione umana, sono tra i motivi per cui appunto il corpo ha tanta importanza, probabilmente nel mio lavoro, che appunto tratta spesso di riconnessione, di unione dimenticata o di unione di ritrovare tra mente e corpo. Mentre tu parlavi di appunto delle sirene che vengono poi tatuate, quindi ulteriormente umanizzate da un certo punto di vista o anche ulteriormente oggettificate, mi veniva in mente, ma è stata una conoscenza successiva, non è una delle fonti di sirene l'opera di Shirin Shat, queste donne velate dal volto ricoperto di scritte. Ecco, sicuramente il corpo come il paesaggio ci parla come un palinsesto nel senso antico, un testo stratificato, raschiato e rinciso, insomma è una delle, come dire, dimensioni terribili della memoria, quello di non poter vedere o di non poter leggere un testo senza che, terribile allo stesso tempo anche profondamente toccanti, profondamente soggetti, in fondo la giovinezza è il momento in cui si è liberi invece da questa capacità, insomma l'invincibilità della giovinezza oltre che la forza, la flessibilità fisica deve molto insomma anche questo senso di passato, però una delle acquisizioni, probabilmente tornando al tema della foglia, che si hanno è proprio la capacità di cogliere queste stratificazioni di storia, di memoria, di cogliere nei paesaggi ma di coglierli anche nei corpi che in qualche modo ne fanno parte, sono all'origine, alla co-creazione, possiamo dirle, dell'invenzione dei paesaggi stessi. Sul femminile, molto anche qui ci sarebbe da dire, il tempo non è molto. Io ho sempre pensato, oggi tra l'altro i termini femminile e maschile vanno usati tra virgolette, diciamo, sono categorie che stanno attraversando una profonda revisione. Revisione resa anche necessaria dal fatto che a volte si pensa il femminile e il maschile come se fossero intrappolati nell'ambra, cioè, mentre paradossalmente la storia recente ci dimostra quanto siano costrutti sociali e storici. Quindi quanto possiamo parlare di scrittura femminile, termini che per me ha senso solo in contrapposizione o in opposizione dialettica o in collaborazione, scegliamo il tipo di relazione che preferiamo, ma rispetto a un'ipotetica scrittura maschile, nel senso che se esiste la scrittura, esiste la scrittura, ma se esiste la scrittura femminile, esiste anche la scrittura maschile, non esiste, come dire, una scrittura neutra e una scrittura femminile. Allo stesso tempo, la scrittura femminile si crea e si forma in una tradizione che è dominata, insomma, profonda dominanza maschile nel corso dei millenni, anche se ci sono meritorie opere di riacquisizione del canone, però, per esempio, come dice Daniela Broggi, un saggio interessante che è lo spazio delle donne, possiamo considerare il fuoricampo attivo, no? Come espressione felice insomma, che trova Daniela Broggi, per tutto ciò, come dire, che non è rientrato all'interno del canone. In tempi più recenti, a volte in tempi lontani, è possibile anche ampliare questo canone portando dentro l'inquadratura ciò che era fuori campo. Io di recente ho tradotto I Trovatori medievali, ho pubblicato una piccola antologia che si chiama Il codice d'amore, antologia per lettori, antologia. Sono molte, diciamo, importanti pubblicazioni per gli studiosi. Non sono tantissimi, non sono facilmente reperibili soprattutto le pubblicazioni che ci sono per i lettori, da qui questa operazione condotta a livello poetico, non pretendo di indossare la veste del filologo romanzo, è stato per me stessa una scoperta, diciamo, imbattermi nella poesia delle trovatrici medievali, una poesia estremamente avanzata, estremamente libera, in molti casi altamente erotica, è una poesia quindi che, come dire, ci sorprende trovare in un'epoca in cui veramente il potere delle donne e lo spazio delle donne erano decisamente limitati. Naturalmente tutte queste autrici appartengono all'altissima aristocrazia, non sarebbe potuto essere diversamente. Però è interessante appunto vedere come a volte il canone può allargarsi
nei modi più impensati. Parliamo di una ventina di figure rispetto, cioè, più o meno possiamo stimare intorno ai 400 il numero di trovatori attivi nell'arco di due secoli, però comunque l'esistenza di questa ventina di figure è molto significativa, anche se pensiamo che nello stil nuovo italiano un fenomeno del genere non lo riscontriamo, o, come dire, c'è un cambiamento nel panorama sociale anche rispetto a quella che è una poesia delle corti, rispetto a quella che è una poesia di città e di comuni. Adesso non voglio andare molto lontano, diciamo, avventurandomi su questo terreno. Mi chiedo, parlando di conoscenza e non solo di conoscenza del corpo, se oggi possiamo dire di conoscere veramente cosa sia il femminile e il maschile. Io ho avuto una fortuna nell'infanzia, ero una lettrice precocissima e onnivora, e il mio libro che ho più letto a un'età improbabile, verso i 7 anni, insieme a Pattini d'argento era, e a altri volumi, era Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti, che mia madre stava leggendo e che leggevo anch'io insieme a lei, anche separatamente da sola. E quindi io ho assimilato a un'età tenerissima l'idea che le rappresentazioni del femminile che ci vengono fornite hanno ben poco di naturale, e quindi all'interno di questa luce vanno guardate. C'è un esempio interessante: oggi l'allattamento al seno è considerato naturalissimo, la donna che non volesse o non potesse allattare al seno i propri figli considerato una creatura inquietante. Ma se noi ci caliamo invece ai primi del Novecento, una signora della buona società che avesse provato il desiderio, non solo che avesse fatto, ma che avesse desiderato allattare i propri figli al seno e non affidarli alle cure del balio, sarebbe stata considerata una creatura semibestiale, vicina alla ferinità, perché questi desideri non erano propri di una donna per bene. Quindi, che cos'è veramente naturale? Nel codice civile, fino a poche decine di anni fa, era naturale, permessa l'uccisione in certi contesti, il delitto d'onore. Oggi lo consideriamo una mostruosità. Quindi, anche al di là del corpo femminile, che cosa noi consideriamo naturale di epoca in epoca? Oggi, no, giustamente, come dice la nostra Costituzione, ripudiamo la guerra, ma, come dire, l'istinto guerriero è stato considerato naturale per migliaia di secoli. Quindi, veramente il femminile e il maschile, forse solo oggi, e non ovunque nel mondo a pari merito, lì dove si è conquistata una maggiore libertà, possiamo dire di stare iniziando a conoscerli. Altrimenti, diciamo, quello che abbiamo visto nei generi è un lungo processo di domesticazione a ciò che uomini e donne prendano la forma del femminile e del maschile, che non è necessariamente, come dire, la forma in cui, verso cui naturalmente tenderebbero, almeno così come è pensata. Da questo punto di vista, la disforia di genere probabilmente ci riguarda tutti, cioè siamo tutti in qualche modo esseri che difficilmente riescono a fare i conti con queste modalità prescrittive che per millenni abbiamo considerato come naturali, in modo diverso, diciamo, nell'ambito delle varie società che si sono succedute sul pianeta, e di cui oggi, come dire, con più forza riconosciamo la natura di costrutti. Non si può uscire dal gioco della storia, tranne che attraverso l'annichilazione, per cui inevitabilmente nuovi costrutti seguono a vecchi costrutti, però quantomeno una certa, così, capacità di uscire ad un'identificazione totale con quello che riteniamo sia natura o cultura, e capire che esiste un margine, un po' come è successo alla scienza nel suo divenire da positivista più possibilista, apre degli spazi di libertà o di utopia. Come in Territorio selvaggio forse possiamo concludere su questa parola. Già, sì, certo, ottimo. Insomma, invitando a leggere il tuo ultimo libro, che tra l'altro ha delle immagini bellissime, cioè Melusina, io ti ringrazio tantissimo per queste riflessioni. Ci sarebbero mille altre cose da chiederti, ovviamente,
compresa questo ritorno in qualche modo in auge della riscrittura dei miti, che oggi è diventata quasi una moda, no? Cioè, voglio dire, abbiamo concluso che insomma nella tua opera le figure del mito riviste dalle sirene, le melusine e le fate in realtà sono sempre qualcosa di altro che ci interroga, quindi è bene in effetti concludere su questa domanda aperta. Bisogna dire insomma... mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi, visto che abbiamo parlato anche dei nuovi lettori, io vedo anche le giovani lettrici, i giovani lettori adolescenti sono appassionatissimi di riscritture di miti dal punto di vista femminile, no? Visto che torniamo su questo punto. Io vedo all'opera in questo fenomeno due tendenze diverse. Noi viviamo in una società in cui ogni cosa, ogni pulsione sociale diventa mercato con un'estrema rapidità. E questa è indubbiamente una delle caratteristiche del nostro tempo. Quindi è indubbio che l'esistenza appunto di questa inquietudine rispetto al femminile, al maschile, alla storia così come ci è stata proposta, alla mitologia così come ci è stata proposta, porti le giovani generazioni a sentire più profondamente l'esigenza che appunto sia data voce a, come dire, quelle figure che non l'hanno avuta, sì, o in maniera molto limitata. Allo stesso tempo, un'esigenza di questo tipo fa sì che questo genere di libri presenti, quello giornalisticamente si chiamerebbe il gancio, o che nei soggetti di sceneggiatura si chiama l'high concept, cioè sono libri che in qualche modo presentano qualcosa che fa molto immediatamente, direttamente appello a una sorta di precognizione nel lettore. Difficile è creare mitologie da zero, però se ci pensiamo, fino all'Ottocento sono state inventate una quantità di creature o diciamo assemblate da materiali mitologici precedenti, non so, da Dracula di Bram Stoker a Tarzan, sono mitologie, Frankenstein scritto Mary Shelley all'inizio dell'Ottocento, cioè sono mitologie che nascono in quel momento e che successivamente oggi per noi svolgono la funzione di mitologie moderne. Però queste operazioni sono difficili e spesso non sono operazioni, sono operazioni rischiose a livello di mercato. Quindi le operazioni invece in cui io posso fare appello a una conoscenza previa, per cui non dico tutti, ma in molti sappiamo chi è Achille, o sappiamo chi è Circe, o sappiamo chi è Elena di Troia, o sappiamo chi è Ulisse, e quindi io posso in qualche modo narrare il già noto, offrendo da un certo punto di vista una garanzia, diciamo, di sicurezza, e allo stesso tempo però inserire all'interno di questo noto il nuovo, cito verso Giovanna Freire, noto il nuovo, e raccontarlo così come non è stato raccontato prima. E probabilmente questo tipo di operazione editoriale trova effettivamente il suo pubblico. Allo stesso tempo, senza cessare di essere un'operazione editoriale, però risponde anche, e questa è in qualche modo l'ambiguità costitutiva del mercato, quello che in un romanzo, La Selvaggia, di Alex Chakar, di qualche anno fa, era chiamata la paradessenza, l'essenza paradossale del prodotto, no? L'essere allo stesso tempo una cosa e il suo contrario, realizzare una sorta di paradossale coincidenza degli opposti. E quindi credo che, pur senza essere un sociologo dell'editoria o della letteratura, l'unione di questi due fenomeni, cioè la rispondenza a un bisogno sincero e radicato in un'inquietudine politica da parte di una nuova generazione di lettori che non sono più soddisfatti dalla narrazione delle storie nella modalità in cui sono state conosciute e apprezzate fino adesso. Ovviamente qui siamo al di fuori della dimensione letteraria, siamo una dimensione di sociologia della letteratura, operazione di riscrittura dei miti greci e latini si sono sempre fatti. Io stesso ricordo nell'infanzia di essermi intrattenuto a lungo su libri che raccontavano in versione più o meno semplificate
e rese più accessibili per lettori giovanissimi queste stesse vicende, senza ovviamente la sensibilità che oggi ci può essere di inserire una versione non narrata della storia, che sia l'Iliade, l'Eneide, l'Odissea. Allo stesso tempo, però, questi non cessano di essere dei fenomeni che consentono, come dire, di raggiungere un amplissimo numero di lettrici e lettori, per cui vanno considerati nella loro complessità. Ecco, torniamo sicuramente a indagare la complessità del reale. Sì, decisamente. Grazie. Elisa, noi ci siamo, credo. Eccomi. Allora, intanto vi ringrazio perché è stato un incontro ricchissimo di temi che andrebbero, potremmo stare qui giorni a sviscerarli, perché sono secondo me tutti molto importanti, sia a partire dalla tendenza della letteratura alla conoscenza, che secondo me oggi è veramente molto importante, ma sia per come dicevi tu, Laura, per scrivere per i lettori del futuro, che anche questo è molto importante, quindi per la letteratura secondo me dovrebbe dare, sempre nella democrazia delle letterature, per carità, però secondo me dovrebbe dare strumenti oggi a un mondo che vive un collasso dei saperi e di conoscenza, e secondo me sarebbe importante che la letteratura riuscisse a raccogliere questi saperi, un po' come quel meccanismo di cui si ricordava Samuel appunto alla fine, che ha fatto in modo, non tanto che ci fosse un lieto fine, io non parlerei tanto di lieto fine, ma comunque di appunto. Vogliamo un finale aperto a una nuova possibilità. Esatto, e questo secondo me è molto... di speranza, perché è una parola, esatto, però è un finale. Ma che utopia, possiamo dire? Sì, permette alla storia di ricominciare, cioè non è un finale, sì, che chiude, è un finale, sì, appunto, che apre su una nuova anche parte. La tabula rasa in fondo permette di ricominciare, assolutamente, certo. Ed è, credo che sia estremamente attuale nel cambiamento antropologico che stiamo vivendo e nel cambiamento che il mondo sta e vivendo e subendo anche a causa nostra. Quindi mi sembra una prospettiva, quella dell'apertura, che credo sia anche più utile a volte di certe distopie distruttrici, ecco. Ed è un'apertura che io ho sentito spesso nei tuoi testi, non è stato citato, ma c'è un testo che io amo moltissimo, che è La caccia. E che anche io sono proprio un libro che mi ha, che rileggo, e che ha anche lì, c'è una violenza che direi ancestrale, che è una violenza proprio anche nel paesaggio, nel luogo che in cui i protagonisti si ritrovano a vivere, però anche in quel caso, ecco, lì forse è il corpo che fa un po' da filtro alla violenza, ed è una violenza che non è solamente distruttrice, seppur nel sangue che c'è molto nel libro, però ecco, c'è un'apertura che trovo oggi molto, molto importante che secondo me dovrebbe essere molto importante, che nei tuoi testi si ritrova. E quindi questo è un primo tema che anche tu dimostri di avermi seguito da molti anni. Sì, La caccia 2012, no, non sono sicura, però l'ho letto appena uscito nel 2012. Sì, e un altro tema molto importante è quello del corpo, senz'altro, in due sensi, sia, come dicevo adesso, appunto, il corpo a volte che fa da filtro, da radicamento quasi dei personaggi, e poi, come avete parlato dopo, il corpo invece femminile, giustamente come hai detto tu, come hai posto questa domanda, che cos'è naturale alla fine? Quello che è un processo in realtà lunghissimo di costruzione, e questa domanda secondo me è molto importante oggi: che cos'è naturale, sia in relazione ai corpi ma anche in relazione appunto al nostro rapporto con l'ambiente. Sì, perché il naturale può essere anche una trappola politica. Certo. Diciamo,
La trappola politica, ma... sì. Diciamo, ciò che è definito come naturale esercita un potere inevitabilmente, quindi dobbiamo fare attenzione anche a cosa definiamo come nostra natura, perché traccia un cammino, nostro e altrui, diciamo, dove passa il confine dell'umano. Prima Eleonora diceva le donne sono umane, sicuramente il confine dell'umano si è andato ampliando nel corso degli ultimi 3 secoli dalla Rivoluzione francese in poi, da un piccolo nucleo, come dire, a soggetti molto più ampi e sfaccettati, e forse si aprirà ancora, chi lo sa, cioè oggi riconosciamo anche che noi stessi siamo composti di moltitudini all'interno della nostra pelle, quindi quello dell'umano è un cammino, un percorso dove non sappiamo dove potrà portarci, però sicuramente appunto questo tentare di esercitare uno sguardo orientato verso la conoscenza su queste materie, poi è una necessità ancora Sì, prima che una esatto. scelta o un dovere. Esatto, anche secondo me proprio è necessario. E ecco, su cos'è naturale, magari potrebbe essere interessante anche riprendere Gilles Clément, nel senso che anche lui dà una risposta aperta, no, non una risposta in realtà, dà appunto uno sguardo di apertura su un margine che non è il naturale. Appunto di una natura protetta assolutamente che diventa spesso poi mercato, ma è un naturale che in realtà è indefinito per il momento, perché neanche lui poi lo definisce esattamente, non sappiamo, è in divenire, non sappiamo che cos'è. E cresce anche in questo caso in luoghi di distruzione, diciamo, sappiamo bene che ci sono oggi moltissimi studi anche di Anna Tsing sui funghi cresciuti a Chernobyl, quindi è una natura sorprendente in divenire che non sappiamo, che possiamo anche non definire per il momento, ecco, credo che Anche stare nella quello possibilità. Fungo alla fine del mondo è un altro libro che ho letto con grande interesse, insomma, sicuramente rientra all'interno di questo filone di riflessioni. Ecco, stare nella possibilità forse è una buona immagine per definire il tipo di lieto fine, tra virgolette, o finale aperto o finale Sì, con utopie. sì, sì. Bene, allora io guardavo se ci sono domande, è il momento di farle ora, altrimenti Eleonora, tu avevi qualcosa da aggiungere? No, io sono, sì, ci sarebbero filoni da Sì, aprire, però certo. insomma, no, ci tenevo solo a ricordare che le donne sono umane, era una domanda di Catherine MacKinnon, ci tenevo a riportare la citazione giusta, Sì, 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 sì. l'autrice giusta, e per il resto. Bene, no, bene che abbiamo citato anche dalla parte delle bambine, insomma, di Certo, Elena Belotti, che insomma, mancata da poco, tra l'altro. esatto, quindi insomma, cosa molto interessante. E sulla riscrittura dei miti, sì, anche questo, a volte ci sono magari operazioni più commerciali, ma questo come un po' in tutto, altre volte ci sono invece, ecco, anche il mito credo che sia una chiave oggi, secondo me interessante per stare nella possibilità, perché comunque sono storie costantemente riscritte e aperte, proprio perché possiamo continuamente riscriverle, quindi secondo me Certo, ben possiamo vengano. aggiungere le nostre versioni a una lunga tradizione, in qualche modo modificarla e renderla diversa. Esatto. Sempre in uno spirito, secondo me, di conoscenza e di attenzione. Bene, allora io vi ringrazio moltissimo e ringrazio gli ascoltatori e ricordo che il video poi si potrà rivedere sul canale YouTube di Ibridamenti. E grazie a tutti.
e buona serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie Elisa, grazie Eleonora. Grazie Laura. A te, Laura. E a Elisa.